Sui primari c'erano ritardi che hanno suscitato anche polemiche, lasciando per molto tempo i facenti funzione che, con grande impegno per carità, ma non rappresentano mai per l'organizzazione un punto di riferimento importante. Con gli ultimi superiamo i 100 i nuovi primari fatti nelle Marche, che danno quindi forza al sistema. Io credo che anche l'incremento di produzione, la qualità che si fa, le reti che si costruiscono siano grazie al fatto che è stato portato avanti con determinazione questo lavoro di rinnovamento delle figure apicali importantissime per il funzionamento del nostro sistema. Oggi ne abbiamo 4 nuovi su Iesi, uno su Fabriano, a testimonianza insomma, che si continua in questo lavoro, perché l'indirizzo che ormai abbiamo preso lo portiamo avanti con determinazione. Sulle liste d'attesa stiamo lavorando su tutti i fronti, uno è anche quello di facilitare la prenotazione. Abbiamo aperto la possibilità alle farmacie di prenotare e 5 hanno già aderito, lo fanno gratuitamente, saranno 5 sportelli in più che non costeranno alla regione ma daranno ai cittadini un servizio importante. Siamo convinti che, visti i primi esempi, poi questa cosa si moltiplicherà. L'app, molti non hanno bisogno di andare allo sportello, allo sportello ci sono sempre delle code molto importanti, un'app sia per prenotare anche per pagare la prestazione e anche per sprenotarla. La gestazione è stata lunga, ho lavorato perché ci fosse qualcosa di amichevole nei confronti del cittadino che utilizza questo strumento e permetterà a tanti di evitare code e di poter gestire direttamente questo servizio. E si affianca alla dematerializzata, cioè il fatto che la visita venga prenotata con una modalità che poi l'app riesce ad assorbire senza che il cittadino si debba preoccupare di incrociare la prestazione che gli è stata prenotata con quella che dovrà ricercare, perché basterà puntare un codice a barre e questo automaticamente andrà alla ricerca delle agende libere disponibili su quella prestazione.